Sono tanti, tantissimi, una marea umana pacifica, colorata, che 3 giorni fa è partita da ogni angolo della Catalogna per confluire a Barcellona, dove poco fa è iniziata una grande manifestazione, nel 5º giorno di proteste contro il governo di Madrid, che ha messo in carcere 9 leader separatisti per il referendum sull'indipendenza di 2 anni fa. Ieri sera anche scontri duri da parte di una minoranza. Il presidente catalano Torra ha detto che ne vuole fare un altro di referendum, ma il premier spagnolo Sánchez ha provato subito a fermarlo, dicendo che la Catalogna non è solo un popolo, ma molti popoli, è una società plurale e gli indipendentisti non sono la maggioranza. Ma oggi pomeriggio a Barcellona sembra ci siano solo loro, centinaia di migliaia di persone che marciano e lanciano slogan. Intanto lo sciopero ha avuto un'adesione massiccia, soprattutto nella scuola, ma anche tra i portuali e negli esercizi commerciali, fondamentali per una città turistica come Barcellona. A proposito, anche la Sagrada Famiglia è rimasta chiusa, perché gli attivisti ne presidiavano l'ingresso e la fondazione che la gestisce ha detto che non poteva garantire la sicurezza dei visitatori. Ne arrivano 3 milioni all'anno per il capolavoro di Gaudí. Rimandato anche il classico, la sfida tra Barcellona e Real Madrid in programma il 26 ottobre al Camp Nou. Chiuse anche le principali strade della regione, blocchi stradali al confine con la Francia. Intanto a Bruxelles l'ex presidente catalano Puigdemont è stato rilasciato, ma dovrà restare a disposizione delle autorità belghe. Il 29 ottobre sarà esaminata la richiesta di estradizione da parte della Spagna.